Sindaco Emilio Messana, buongiorno. Lei è anche il vice di Lotane, Lati Idrico. Ecco, avete chiesto una risoluzione del contratto con Girgenti Acque se non pagano subito il canone di 800 e rotti mila euro entro 48 ore, credo sia questo il termine. E, diciamo, Lati Idrico rescinde il contratto con Girgenti Acque. Ecco, se ci aggiorna un po' della situazione. La situazione è la seguente: noi abbiamo contestato il mancato pagamento del canone 2016 e assegnato un termine al gestore per ottemperare al pagamento del canone e al versamento della quota di ammortamento per le infrastrutture per il depuratore di Sciacca. E noi abbiamo assegnato 15 giorni a norma di convenzione e attendiamo, certo che alla scadenza di questi 15 giorni le conseguenze della gravità dell'inadempimento sono scritte nella convenzione e anche nel codice civile. Quindi noi abbiamo diffidato il gestore ad ottemperare alla convenzione e quindi attendiamo che venga effettuato questo pagamento. C'era stata già una precedente richiesta, mi pare, a febbraio, che non ha avuto nessun esito. Noi abbiamo segnalato prima, è la seconda che mandiamo e a questa seconda il gestore ha risposto con una nota diciamo interlocutoria. Noi riteniamo senza il versamento del canone, noi rischiamo anche di non poter pagare gli stipendi ai dipendenti del lato che dovrebbero transitare nel lato. Quindi la situazione è grave per noi, molto, molto, molto grave. E quindi dobbiamo far constare la gravità di questo ritardo e di conseguenza di questo inadempimento. Il gestore Girgenti Acque voleva fare una compensazione adducendo motivazioni di crediti vantati. Guardi, noi abbiamo, Lati non ha debiti nei confronti del gestore. C'è una partita in corso che attiene alla determinazione della tariffa, ed è una partita che risponde a regole diverse che noi stiamo discutendo in un contraddittorio, diciamo, molto franco e onesto con il gestore. Abbiamo avuto diversi incontri, noi il gestore fa le sue richieste, noi le valutiamo e diamo anche le nostre indicazioni, le nostre direttive, ma è un discorso diverso, nel senso, mentre qui siamo in presenza di un canone che dovrebbe essere regolarmente versato e che non viene versato. La tariffa, le compensazioni verranno determinate, poi se il gestore la tariffa poi viene approvata dall'autorità nazionale, dalla EPC. Se il gestore dovesse ritenere questa tariffa lesiva, ci sono gli strumenti ordinari, ma il pagamento e il versamento del canone obbedisce ad una normalità di rapporti contrattuali e noi abbiamo semplicemente indicato che questa normalità ad oggi è venuta meno e quindi abbiamo assegnato un termine per ricondurre questo contratto al rispetto pieno della convenzione, altrimenti è chiaro che il gestore dovrà assumersi le sue responsabilità.